Ferragosto tra manualità e sapori antichi, quello che si è svolto a Erto per le vie del centro storico. Un appuntamento che si ripete da parecchi anni e che attira gente ormai da tutta Europa. Complice anche una giornata soleggiata tra le bancarelle, si è potuto scovare chi lavorava abilmente il legno ricavandone velocemente una stella alpina, chi abilmente intagliava oggettini di metallo per ricavarne pendagli e collanine, le gerle fatte a mano intrecciate laboriosamente e i lavori per la comodità delle sedie. Le antiche case hanno ospitato gli oggetti rigorosamente fatti a mano, come mestoli o calzini di lana e le antiche calzature tipiche che qui vengono chiamate scufons. Una giornata per far rivivere e conoscere i mestieri di una volta e per riscoprire la manualità e la bellezza dei lavori fatti a mano, degustando i famosi prodotti tipici per cui la valle è rinomata.